abbiamo visto il roll, il pullover di base, la sbarra, vediamo adesso una versione un pochino più avanzata, un pochino più complicata e anche più dura. Allora, vediamo l'esecuzione. Mi porto in appoggio e da qua mi srotolo in avanti. Ok, questa è una versione veramente, veramente dura. Anche qua è una versione avanzata, ci permette di lavorare su piani di lavoro variabili e differenti rispetto alle classiche trazioni. Ok? Come vedete, come avete visto, mi sono portato su con un roll di base classico in appoggio e poi anziché scendere come in una trazione prona negativa classica, mi sono srotolato in avanti. Ok? Aprendo il corpo, aprendo l'angolo tra gambe e tronche gradualmente e riportandomi subito a braccia piegate con il petto alla sbarra, ok? Quindi questo diventa difficile soprattutto alla discesa, srotolarsi e poi mantenere, riportarsi subito a braccia piegate alla sbarra, come quando siamo nella versione finale delle trazioni prone. Questo diventa molto difficile, mantiene, come dire, facendolo così e poi ripartendo da qua da braccia piegate, si veramente lungo tutta l'esecuzione dell'esercizio si mantiene veramente un'alta tensione sulle braccia. Allora, andiamo di nuovo a vederlo un attimo insieme. Allora, roll classico. In appoggio, da qua mi srotolo e da qua mi riporto subito a braccia piegate qua e da qua senza distendere le braccia riparto. Ok, vedete che veramente c'è una grossa tensione sulle braccia. All'inizio è un po' difficile srotolarsi in avanti e riportarsi subito a braccia piegate qua, quindi qua con il petto alla sbarra, quindi andateci piano le prime volte, passate dal roll di base classico e poi piano piano approcciate questa versione più avanzata. Bene, scappate, correte ad allenarvi e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!